Buongiorno fanciulli, buongiorno fanciulle. Sì, c'è un po' d'ombra che cercheremo di non mandare sulle carte. È bruttissimo tempo, piove e abbiamo bisogno della luce. Quindi oggi realizziamo una bella stesura collettiva, che però ovviamente anche se da una narrazione unica può portare a percorsi differenti perché il punto di partenza, il vostro, è diverso, non è lo stesso, e questa è una cosa molto interessante. Andiamo a vedere se la persona con la quale state e in questo momento c'è una fase di chiusura, litigio, silenzio, vi può aver bloccate, cioè ciascuno di voi sa come stanno le cose. Ecco perché poi il punto di partenza può essere leggermente differente. Andiamo a vedere se questa persona comunque vuole mettere una pietra sopra la relazione, se vi chiarirete, se è tutto finito, però c'è una cosa particolare in questa situazione specifica. Lui o lei hanno un atteggiamento che potremmo definire usando un termine tecnico, chi non sa può cercare, si può informare, aggressivo positivo. Questa è una persona che si arrabbia facilmente con tutti e tutte, con voi, con i parenti, con gli amici. Dice parolacce, è aggressivo verbalmente. Questa situazione è molto difficile da sostenere e voi fate fatica a sostenerla, comunque a relazionarvi con questo tipo di atteggiamento. Quindi andiamo a vedere se ci sono dei sentimenti, che sentimenti sono, se è una situazione tossica, se lui si fida di voi, se è una persona stabile per un eventuale futuro assieme, non lo possiamo ancora sapere. Certo, non è al di là del clacson che le carte ci daranno una risposta netta, però uno spunto di riflessione sicuramente sì. Quindi poi voi cercate di comprendere com'è la situazione che state vivendo e se vi va di condividere qualcosa, non della storia, ma del fatto che magari il consulto può o non può aver risposto a qualche vostro dubbio, scrivete pure qui sotto nei commenti e sempre qui sotto nell'info box trovate l'email per contattarmi, tarocchi@alchemico@gmail.com. Invece qui su, da qualche parte, c'è il tasto per iscriversi al canale se vi va di aiutarmi a farlo crescere e soprattutto c'è la campanella per le persone più coraggiose che vogliono anche la notifica della pubblicazione del video. Fate attenzione a chi si spaccia per me, il mio canale non sono io, sono truffe. Metto le carte al dritto, le interpretiamo per come si danno e parlo come fosse un uomo verso una donna solo per convenzione. Io direi di cominciare. E iniziamo subito facendo la domanda sulla situazione tossica. Voglio capire se quello che stai vivendo in questo momento può rappresentare per te una situazione tossica. Allora, creatore. E aggrapparsi al passato. Allora. Interessante la risposta delle carte che parlano e ti proiettano nel futuro, perché qui stiamo dando le spalle al futuro, a quello che sarà ancora aggrappati al passato, verso l'incontro con l'anima gemella. È ovvio, metteremo anche in dubbio che questa persona, al di là delle difficoltà, possa essere un'anima gemella, perché magari la persona che recuperi, proprio perché gemella già conosciuta, viene dal passato e quando la incontri è un grande peso per te. Quindi la devi sostenere, aiutare, sorreggere e poi però il cambiamento arriva. Perché la premessa è il creatore crea, quindi è parte attiva nel contesto, non subisce. Ma allo stesso tempo le carte potrebbero dirti, perché sono solo le prime, dobbiamo aggiungere, guarda che tu stai andando passo dopo passo verso questa meravigliosa condizione, ma devi creare un ponte saltando la reiterazione dei comportamenti del passato, cioè qui sei circondata da indicazioni che potresti non vedere, che andrebbero seguite, tutte queste stelle, che ti porterebbero verso il tuo destino. Ma qualcosa che continui a portare con te, ti impedisce la vista della novità, ti fa ristagnare, rimanere, rallentare, soprattutto perché è ovvio, muoversi concretamente o in senso figurato, con un peso tra le mani, vuol dire muoversi ad una velocità determinata anche dal peso che portiamo. Senza quel peso un'agilità differente. Quindi, cosa abbiamo? Una persona che sta andando verso la felicità in amore, che può determinare il suo destino, ma deve avere il coraggio di scrollarsi di dosso situazioni pesanti. Le carte non hanno ancora risposto al fatto che questo contesto possa essere realmente tossico, ma, a seconda di quello che verrà, potrebbe essere un contesto pesante. E quindi il blocco. È quindi uno degli ultimi ostacoli. Non è la persona l'ostacolo, sia chiaro, ma è l'esperienza che stai facendo con questa persona. Ma è un ostacolo formativo. Bisogna avere il coraggio di guardare oltre. Beh, tossica, tossica in assoluto, no.
Però tanto la voglio rifare la domanda perché quando si fanno domande le carte comunque ci portano verso delle risposte evidenti ma leggermente parallele alla risposta che stavamo cercando, che hanno quindi un significato legato a quello che può venire fuori dal ripetere la domanda, ma non del tutto da utilizzare come sostituto a quello che stiamo cercando di sapere. Quindi va bene conoscere il fatto che aprire gli occhi e trovare forza interiore, centratura e consapevolezza ti porterà comunque verso il tuo destino, che è un destino d'amore, e questa incarnazione ti vedrà con l'anima gemella al fianco, avendo anche il coraggio di non compiere più gli errori del passato. Uscire dal reiterare sempre lo stesso comportamento, un po' come uscire dalla ruota, no? Del karma, che ci fa vivere sempre le stesse situazioni fino a quando non abbiamo imparato la lezione. Un Buddha che vede in modo chiaro, quindi le nubi, l'incertezza, no? Si apre e svanisce, è un individuo spiritualmente fuori dal karma, cioè che vive poi il qui e ora ed è particolarmente concentrato e in linea con quello che deve essere nel momento in cui deve essere. Invece qui c'è ancora uno slittamento presente-passato che mi condiziona il futuro. Ma l'altra cosa importante è che questa persona con i suoi atteggiamenti aggressivi, nel momento in cui esplode, ti destabilizza e ti decentra. Quindi la tua serenità interiore ed esteriore con questa persona sono spesso messe a repentaglio dalle sue azioni e reazioni che non puoi prevedere, che se non viverle nel momento in cui si danno. Quindi diciamo che se devi andare verso un contesto di serenità, centratura, equilibrio e identità, io sono identico, identica in realtà a te, ti guardo in viso, mi riconosco, e non possiamo essere così discosti nei comportamenti. Cioè, un altro elemento interessante, perché poi la risposta e la verità sta di solito sempre nel mezzo, e questa situazione potrebbe essere né tossica tossica né comunque sana al 100%. È capire che se tu sei destinata ad un'anima gemella che è come te, che ti rispecchia, che si identifica nel tuo modo di essere, non per simulazione, sovrapposizione, ma perché semplicemente siete simili, non potrà il suo comportamento, anche quello concreto, discostarsi di troppo dal tuo, a meno che incomincerai a dire le parolacce con le tue, ma non credo. Quindi cerchiamo di tirar fuori dalle nostre lame, e non ne servono tante perché poi sono sempre molto evocative, tutti gli elementi che possono essere utili per la risposta che stiamo cercando. Non è che noi andiamo verso la risposta che vogliamo, noi vogliamo capire dalla risposta cosa può esserci utile. E in questo momento rifacciamo la domanda sulla tossicità del rapporto. No, non è tossico. È trasformativo, formativo, ma deve tirar fuori da voi e da te il coraggio di essere se stessi. Perché noi siamo il mondo. Vale con lui e vale con la persona che ti è destinata. Metti in gioco tutta te stessa per capire se lui è la persona che ti è destinata. Qui le cose possono anche andare molto bene perché magari, no, trovi la quadra, riesci a far funzionare il rapporto e trovi un equilibrio tale per cui persino con lui si sta benissimo. Dico persino nella misura in cui ha questo caratterino un po' particolare. Ma qui il personaggio porta una maschera, vuol dire ho fatto in modo, cambiando qualcosa di fondamentale in me, perché sono i miei lineamenti, i miei connotati, di essere identica io a te lì dove non eri proprio identico tu a me. Paradossalmente mi sembra di aver raggiunto questa condizione, ma è una deformazione, una forzatura per quanto riguarda il tuo essere profondo. Quindi cerca di chiederti solo questo. Ma se io la vivo con serenità, non accetto, ma con educazione glielo faccio notare, dei comportamenti che non mi corrispondono e lo metto alla prova cercando di capire se lui è la persona giusta. E quando lui si chiude, non mi faccio prendere dal panico, perché nel momento stesso in cui lui dovesse chiudere, è ovvio che non è questo. E se non è questo, allora è meglio superare subito questo ostacolo, perché io devo andare verso questo uomo, l'uomo che mi corrisponde. Devi cercare di ragionare in maniera saggia, perché se no è come una bomba che ogni volta deflagra, e nel deflagrare tutte le, diciamo, schegge le proietta all'esterno e quindi arrivano e feriscono le persone intorno, e tu sei la persona, investono, ecco, le persone intorno, e tu sei la persona più vicina, la più prossima a lui, concretamente e anche sentimentalmente. Ora, nel suo cuore, che sentimenti ci sono? E vediamo se si fida di te. Quindi, nel cuore di questo uomo, che tipo di sentimenti ci sono? E soprattutto se si fida di te. Asso di pentacoli, wow, bello! L'abbinamento con il cavaliere di pentacoli mi piace molto. Perché?
Le premesse sono premesse importanti e di valore, però il movimento è lentissimo, quindi passo dopo passo, ma non è una situazione che avrà una evoluzione veloce, nel sentimento stiamo chiedendo, ed immediata. La cosa particolare è, tanto che poi si ridimensiona, parto a bomba alla grande e poi rallento, oppure nelle intenzioni il mio ideale platonico di rapporto di lui è una cosa perfetta, ma all'atto pratico sono un essere umano e con tutti i miei limiti è tutto molto ridimensionato. Cerchiamo di capire. Sono degli elementi che ci parlano di concretezza. Questa concretezza è uno sguardo al futuro, tutto coperto tranne gli occhi, per seminare qualcosa da cui poi poter raccogliere. Un po' come se lui avesse fatto questo tipo di ragionamento. Questa persona mi piace, è adatta a me, vorrei creare una storia con lei, perché secondo me alla lunga potremmo funzionare ed edificare qualcosa assieme. Quindi più che l'innamorato che ha perso la testa o che ha perso altro perché si è appassionato, c'è cioè una persona che calcola un po', ma non perché è una persona cattiva. È l'approccio che è diverso, non è emotivo, non ha perso la testa, no? Si è sentito attratto e ha detto: ok, con lei voglio provare, voglio investire in questa conoscenza. Quindi, se ti aspetti la persona che ti vede e dice: la conosco da sempre, è la donna che cercavo, solo lei e nessun'altra, non è lui. Non vuol dire che i suoi sentimenti non possano essere importanti e sinceri, sia chiaro. Però cerchiamo sempre di tener conto delle indicazioni venute fuori. Se la carta delle anime gemelle ti fa capire che tu vai verso una situazione del genere, vuol dire che prima o poi troverai tu una persona che ti fa perdere la testa, per la quale saresti pronta ad attraversare davvero difficoltà e l'inferno e anche la contrarietà delle persone intorno a te. E lo stesso sentimento in simultanea, perché anime gemelle, non dopo perché poi matura, lo dovrebbe aver già vissuto lui o lo dovrebbe vivere comunque lui. Se questa chimica esplosiva a livello di spirito ed anima non si è data, è un'altra indicazione indiretta che può essere una gran bella storia. Può essere anche la storia che deciderai di far decollare, quindi poi all'atto pratico la più importante, ma non è quella della carta degli amanti che abbiamo visto prima. I sentimenti, vedi, il problema grande è che c'è una situazione, l'abbiamo detto, che tossica non è, ma non è neanche semplice, perché si parte alla grande e poi sembra quasi che li si debba meritare, se non addirittura elemosinare, perché sembra il condizionamento alla Pavlov: ti do tanto, ti do meno, ti tolgo, ti leggo a me, che cerchi, allunghi la mano, prima l'allungo io e poi di riflesso lo fai tu. Ora, non voglio dire che questo tipo di meccanismo lui lo abbia messo in atto consapevolmente. No, anche perché noi ci comportiamo e giudichiamo gli altri sulla base di come si sono comportati con noi e hanno giudicato la nostra persona, o ci sentiamo e ci giudichiamo, perché noi ci proiettiamo all'esterno. Ecco perché poi quando troviamo l'anima gemella, se la troviamo veramente, dobbiamo essere congruenti con la natura profonda che ci appartiene, perché se ci proiettiamo dobbiamo trovare qualcosa che è davvero simile a noi, nel bene e nel male. Quindi qui dirti che ci sono sentimenti che lo stanno scuotendo nel profondo, per i quali soffre, lui non ha paura di perderti ad oggi e non credo abbia chiuso il discorso. Non voglio dire neanche che se ne stia lì bello bello in attesa che tu lo vada a supplicare, però è anche in una posizione, secondo me, per quello che sente e percepisce, di forza. Anche il fatto di non parlarti, allontanarti, bloccarti, questa persona porta un'armatura. Un'armatura, quando non ci si difende, è comunque una sorta di non premeditazione, ma previsione di eventuale scontro. Quando c'è uno scontro, l'atteggiamento è l'atteggiamento di persone che fanno la guerra, non di persone che prendono un tè. Quindi è anche un atteggiamento tutt'al più passivo-aggressivo, ma lo è. E il suo gesto è una piccola dichiarazione di conflittualità, altrimenti non avrebbe bloccato, no, il numero, per esempio. Perché? Perché se ci dobbiamo chiarire, e quella è la prima porta da attraversare per una mediazione.
Invece, se ti blocco nelle comunicazioni, ti costringerò a venirmi a cercare con che tipo di atteggiamento, innanzitutto minato alla base le tue certezze. Quindi tu ti avvicinerai a me comunque piuttosto stanca e provata. Vediamo meglio se si fida di te e man mano che facciamo le altre domande dovessero uscire carte che parlano di questi benedetti sentimenti, ne terremo comunque conto. Lui è pronto allo scontro verbale, ti sta aspettando e sta ragionando e ha già delle argomentazioni pronte. E la distanza e il silenzio lo mettono nella condizione di preparare in maniera molto oculata e quindi con attenzione ai particolari tante risposte, tante frecce nella sua faretra per il suo arco che scaglierà a livello verbale. D'altronde la sua aggressività passa soprattutto attraverso le parole, questo c'è ed è confermato, visto che poi abbiamo questo cavaliere di spade che torna sui suoi passi, se cercato, se comunque, diciamo, non dico disturbato, però raggiunto, la prima cosa che fa è la reazione aggressiva, ma è anche un po' una reazione fetente, perché non è istintiva e immediata, ma è già premeditata, come se lui stesse lì a pensare, adesso lei che farà? Ma se mi dovesse dire questo rispondo così, se mi dovesse dire questo rispondo così, però fai conto che tu vai da una persona in pace, non hai in mano, no, metaforicamente, nessuna arma per attaccarlo, per attaccare questo uomo, cioè non hai argomentazioni particolari per avere la meglio in una discussione. Lui invece già è pronto con l'arma in mano, carica. Tu apri bocca, lui ti di nuovo, no? Inonda di parole e quindi di nuovo esplode e di nuovo, no? Tutte le schegge e tutti i frammenti di questa sua rabbia si irradiano su di te, ti colpiscono e sei disarmata e ti ferisci. È ovvio che sono delle metafore, però questa persona non si sta ponendo il problema del sei affidabile o non? Lo sei, tanto che potrebbe sembrare quasi che nella sua mente tu sia anche un po' prevedibile. Per me è impossibile che se rimango fermo e le do le spalle, lei non farà nulla per riavvicinarsi e con il carattere gentile che ha mi chiederà scusa, no? Qui vengo in ginocchio da te, cosa che non devi assolutamente fare, perché tu mi dici chiariremo? Beh, volendo parlerete, ma parlare non è detto che voglia dire chiarire. Cioè, chiarire vuol dire, ok, parliamo, al di là del fatto che io possa avere un atteggiamento un po' da dipendenza affettiva, perché io ho il cuore così, mi piaci, ora mi sono lasciata prendere, sono coinvolta, ho paura di perderti e se arriviamo al litigio mi pongo in discussione, mi metto in discussione, penso di essere io il problema o al 50% penso di esserlo io anche se non lo sono per nulla. E dall'altra parte però hai il passivo aggressivo, che comunque quando è attivo è aggressivo ancora di più. Sì, ok, la possibilità di parlare c'è, ma non vuol dire arrivare ad un punto, non vuol dire far evolvere la storia, tutt'al più vuol dire tornare sui propri passi, riprendere, dargli forza e la volta successiva, visto che c'è già stato un precedente, lui potrà fare di nuovo così, se non addirittura peggio. Allora, innanzitutto io voglio aggiungere un'altra domandina e poi riprendiamo con quelle che abbiamo elencato prima. Cioè, quale atteggiamento ad oggi le carte ti consigliano? A prescindere dal fatto che potrà esserci questo chiarimento e la storia venga e possa venire ripresa, possa ripartire. Quindi andiamo a vedere un attimo. Papessa, atteggiamento saggio di una persona che pensa e non agisce. La papessa, volendo, che come il papa è un personaggio spirituale, solitamente non è un personaggio che va verso, tutt'al più sono le persone che vanno verso di lei, quindi a chiedere udienza. La prima indicazione è: rimani spiritualmente centrata, non lasciarti prendere dal panico, perché la papessa, la luna, ce l'ha sulla testa, solitamente sulla tiara, l'imperatrice solitamente sotto il piede, l'imperatrice agisce concretamente, la papessa la gestisce spiritualmente a livello
di testa e di ragionamenti, cioè non vado in panico, non cado in contraddizione, non inizio ad avere paura e non inizio a confondermi, cioè a pensare tutto il contrario di tutto, perché mi manderebbe in crisi. Invece no, rimango centrata, d'altronde anche il Buddha di prima deve vedere attraverso questa ambiguità dei suoi silenzi e comportamenti, l'unico modo per aprire davanti a sé quella tenda, quel muro di nubi. E anche se lui in qualche modo dovesse far giungere notizia di sé o persone intermediarie, ecco, in realtà tu devi aspettare lui. Cioè il confronto deve avvenire, ma deve avvenire perché è lui che torna da te. Non è che deve tornare in ginocchio. Tu non ti aspetti questa cosa, né la cerchi, non è importante. Ma deve avere davvero il coraggio, uno, di riaprire e poi di cercarti, perché non sei nel torto. Quindi se ti devi comportare in maniera saggia e razionale, non puoi comportarti come la persona pronta a chiedere scusa perché è nel torto, perché se chiedi scusa vai ad avallare il fatto che tu possa essere la persona che ha sbagliato. E invece no, non correre. Il 7 di coppe, anche se puoi aver paura nell'attendere, ti dice un gioco delle parti, una mossa a testa. Su questa scacchiera, dove per quanto si tratti di un gioco, in senso buono, però chi vince mangia l'altro, cioè lo scopo alla fine è prevaricare sull'altro. E in questo caso non sei una guerrafondaia, non sei una persona aggressiva, né verbalmente né concretamente. Stai ferma lì come Gandhi, no? Con la non violenza, vediamo che succede. Non è semplice, perché se ti arriva questa carta, vuol dire che il primo aspetto sul quale devi lavorare sono le viscere che si stanno contorcendo nella pancia, perché dici, cioè, io questo non sopporto, non può trattarmi così, cioè, ma chi si crede di essere? Con tutto il bene che gli puoi volere. Poi calcola anche che la relazione stabile, frequentare una persona, spesso noi si vuole salvare quella condizione, non tanto la persona di per sé, perché quello che ti serviva e che amavi e ami è la relazione, però calcola anche che stai portando il peso di azioni reiterate del passato nella carta che abbiamo visto prima, mentre dall'altra parte c'è vicinissimo a te un futuro che ti ripagherà di tutto. Ora, se tu riesci a rimanere in questa condizione interiore, cosa accade dall'altra parte? Lui che fa? Allora, asso di bastoni e chiusura da parte del sentimento da parte tua. Allora, lui non c'è, è un fantasma, deserto, non fa nulla. Però, tanto facciamo altre domande. Ma la cosa particolare è che le carte non ti dicono guarda quello che fa, anzi, è come se dicessero. Fregatene, cioè tu ti immobilizzi. Se lui non si muove, non fai il passo per vedere dov'è. Perché tu comunque raggiungerai la tua oasi e porterai a casa frutti e la tua ricchezza e concretizzerai qualcosa di gran valore. Quindi non è importante, anzi, se chiudesse così la storia, meglio per te. Non l'avresti chiusa tu e karmicamente e all'atto pratico non staresti dalla parte del torto. Cioè il problema rimarrebbe il suo. Però vediamo meglio. Quindi lui è ostinato, cocciuto e vuole che sia tu ad andare da lui. Tu non ti muovi, è difficile, aspetti. E lui che fa? Ti cerca anche se arrabbiato, no? Infastidito a un certo punto per chiarire o anche per litigare. Wow! Allora, lui avrà dei rimpianti perché tu nel frattempo avrai realizzato altro. Ora sia chiaro, questo contesto non è necessariamente risposta a questo evento specifico, perché dalle carte precedenti, l'elemento luna che torna in molte lame con la sua ciclicità, possiamo anche ipotizzare questo. Qui il chiarimento non c'è, non vuol dire che non ci sarà un piccolo chiarimento nel frattempo, ma sembra non arrivare mai, rimanere un miraggio all'orizzonte, un concreto chiarimento definitivo. Quindi questa persona, o perché tu cedi, o perché lui torna, secondo me, la vedi, ci parli, ma continua a ripartire e chiudersi la situazione sempre allo stesso modo, fino a quando non riesci a mettere un punto tu. Quando metterai il punto, allora sì che lo stacco diventerà lungo. Nel frattempo tu proverai l'anima gemella e ti realizzerai. E lui, quella volta, quando sarà tornando, in realtà non potrà più tornare. O tornando, trova una donna completamente differente che
sta già festeggiando la sua vittoria, che coglie quell'occasione, non se la fa scappare di mano. Allora lì lui capirà di aver esagerato e vivrà anche la sua tristezza, quella che ad oggi evidentemente un po' ti condanna a vivere e non si pone il problema, e un po' non affronta, perché io non voglio dire che lui sia un manipolatore, un cattivo, una persona che sta premeditando, che ti vuole far soffrire. No, è uno pieno di guai suoi. Ma il problema è che si nutre del malessere degli altri per giustificare anche il malessere che prova. Se il contesto che mi circonda è di sofferenza, la mia sofferenza ha un perché. Se il contesto che mi circonda è di amore che mi viene donato, allora io mi devo mettere in discussione: perché soffro ancora se ho tutto quello che potrei desiderare? Allora dovrei cambiare? Ma la metamorfosi non è semplice. Quindi io voglio fare la domanda in questo modo: se lui nella sua mente ad oggi vuole chiudere, al di là di come andranno le cose, e se in fondo, comunque, per quanto non risolutiva come situazione, voi vi riparlerete. Ma lui ad oggi vuole chiudere? In questo momento, per orgoglio, non lo sa neanche lui quello che vuole. Però se tu non ti muovi, lui per orgoglio non si muove, probabilmente si va verso un raffreddamento del rapporto fino ad una eventuale chiusura, o il silenzio tra voi diventerà molto più lungo rispetto a situazioni simili già vissute in passato. Però non è un amore che gode di buona salute, questo è evidente dalle carte. Vediamo meglio, ma al di là della volontà di voi due, finirà comunque questa storia prima o poi? Armonia, signorino che si è comportato in maniera scorretta, vede portarsi via di mano quel qualcosa che avrebbe potuto arraffare lui con maniere migliori rispetto a quelle che ha avuto. Beh, in maniera molto più morbida, il contesto presentato dalle carte è di una chiusura che porta poi ad una situazione bella, per quanto ti riguarda, visto che lui resta a pensare a una donna che non ha più vicino a sé. E atteggiamento egoista un po' così ridimensionato di una persona che osserva a distanza senza lasciare tracce che avrebbe potuto prendere, che ha preso, ma poi alla fine quel grande valore che tu avevi, che nell'asso di pentacoli all'inizio lui aveva riconosciuto, arriverà qualcun altro che lo saprà apprezzare, apprezzare meglio e che ti darà il corrispettivo. Quello che tu metterai di valore nella coppia verrà ricambiato da qualcuno che con te sarà in armonia. Ora, a voler essere proprio avvocati del diavolo, dovremmo pensare: vabbè, ma poi alla fine vedrai, grande metamorfosi, è l'uomo nuovo e lui cambiato. Però sinceramente, secondo me no, l'uomo nuovo è proprio un uomo nuovo. E lui comunque, magari non disperato come nella carta di prima, però dovrà farci i conti con quello che sta gettando, quello che sta non apprezzando e di conseguenza disprezzando. Ora, ma ci sarà una qualche forma di chiarimento? Le carte non sono magiche, quindi se nel momento presente lui nella sua mente sta dicendo a sé "non la cercherò mai più", le carte ci daranno una risposta in linea. Ma tra un giorno lui potrebbe cambiare atteggiamento. Quindi quello che abbiamo visto prima ci fa comprendere che tutt'al più sì, può anche avvenire un riavvicinamento, allontanamento, avvicinamento, allontanamento, però sembra non esserci e che non ci sarà il chiarimento, quello definitivo e risolutivo. Ovviamente tu puoi sempre scegliere di agire, cioè tu puoi anche dar di matto, vai lì, lo guardi in faccia e pretendi di parlare con lui, cioè fisicamente parlando. Una donna che volta le spalle, ah, suo tornare come nulla fosse. Ora, non abbiamo fatto la domanda sul narcisismo, e nei miei mazzi questa carta è dedicata appositamente a questo argomento, soprattutto se viene fuori entro le prime 7 quando faccio una domanda. E eccoti il gran signore che torna con un dono come nulla fosse, quando ormai ha timore per davvero che tu te ne sia andata e abbia voltato le spalle. Quindi fai attenzione, perché forse questo è il significato del non vedere il parlare e il chiarimento, però non dà ancora la chiusura al 100%, che lui torna senza chiarire. Cioè che lui torna come nulla fosse, pretendendo di essere riaccolto come nulla fosse. Sì, lo pretenderà. Eccola la risposta. Tempo ci vorrà. Si muoverà lui solo quando, non muovendoti tu, avrà davvero la certezza di dire: ok, mi ha lasciato, è finita. Allora tornerà in pompa magna, perché questa cosa è impensabile, anche con modi di fare molto carini.
Doni, forse per le feste, farà qualcosa di eclatante, dando per scontato che tu non potrai non riprenderlo e accoglierlo, saltandogli al collo, non per strozzarlo, bensì per grande amore. Quindi poi starà anche a te effettivamente decidere. Ma questa carta, che ci parla non tanto del voltare le spalle, ma del proteggersi le spalle, fare attenzione a tutto quello che accade dietro ciò che sembra evidente. Bene, che energie particolari. Aspetto riscontro. Un bacio e ciao. Proteggetevi. Ora, nascerà qualcosa tra di voi ad oggi. Ecco, se lui non fa nulla e tu non fai nulla, per il tipo di energie che sono già in circolo, nasce qualcosa tra voi. Per il tipo di energie già in circolo, può nascere qualcosa tra voi. Per il tipo di energie già in circolo. Al momento diciamo che a meno che non deciderete di affrontarvi e confessare e mettere nero su bianco, le uniche cose che possono accadere è questo guardarsi e rubare con gli occhi. La carta del ladro non è una carta brutta in assoluto, eh? È qualcuno che guarda nella vita di qualcun altro, nella casa di qualcun altro, nella quotidianità di qualcun altro, vede qualcosa che non è suo, desiderabile, desiderato, vorrebbe prenderlo, ma non lo può prendere in modo legale. Perché non gli appartiene, vuol dire che appartiene già a qualcun altro. Se tu trovassi una cosa che non è di proprietà di nessuno, faccio un esempio. Allora, se io trovo il pallone nel giardino del vicino e so che è del figlio del vicino, il pallone non è mio, ma non me lo posso prendere perché è di proprietà di qualcuno. Se io trovo un pallone nel deserto, non c'è nessuno, il pallone non è mio, come quello del vicino, ma non è neanche di nessuno, lo posso prendere. Quindi, lo stesso gesto, no? Però con due premesse e finalità e scopi nonché conseguenze diverse. In questo caso lui appartiene a qualcuno, in realtà anche tu non è che sei libera. Quindi non si può fare, cioè è moralmente scorretto, è praticamente non fattibile. Almeno non può accadere, ecco, mettiamola così. Quindi l'unica cosa che può succedere da oggi al futuro prossimo, se non c'è questo dichiararsi con tutte le conseguenze del caso, perché proviamo a vedere se tu vai a bomba e ti dichiari lui come reagisce, te la faccio la domanda ovviamente. Ecco, puoi solo prendere con gli occhi. Lui può solo prendere con gli occhi. Tra di voi può esserci questo gioco di sguardi. Può essere molto ammiccante, piacevole, diciamo eccitante, bello, confortante, romantico, tutto quello che vuoi. Ma più di questo non si può fare. Quindi ad oggi non ci sono accadimenti precisi già scritti. Ma il Mercurio con in mano questo bando, a parte che un banditore parla a livello pubblico, quindi sembra quasi, no? Prospettiva futura. Prima o poi ci scoprono e dobbiamo confessare, allora è successo qualcosa. Oppure evitiamo che la cosa accada, affrontiamola noi, ma mettiamo le cose nero su bianco tra di noi. Però in questo caso è una persona che decide di andare dall'altra e metterla davanti l'evidenza di un fatto. Ma se tu fai una cosa del genere, no? Poniamo il caso che sarai tu, perché a un certo punto quella mano che sfiora, ma non succede nulla, quel silenzio perché durante le feste è saltata questa, ma stava saltando pure questa, le vediamo assieme, ti fa sentire una mancanza pazzesca e non sei serena. Mettiamo che per qualsiasi motivo ti esponi, cosa accade tra di voi? Questa è bella, però nel mezzo c'è la sofferenza, la gelosia, l'afflizione. Queste carte possono avere due significati: che lui all'inizio non si può lasciare andare, ci resti molto male, c'è una sorta di chiusura, raffreddamento, distanza, ma poi scocca, scintilla. Oppure il rischio qual è, visto che il banditore è un banditore pubblico, che se succede qualcosa tra di voi e diventa nero su bianco, a un certo punto quello che prima era nascosto diventa evidente. E lo potrebbero scoprire le persone intorno, ne verrebbe fuori il finimondo e poi però la pacificazione, ciascuno con il proprio compagno o compagna. Però voglio capire meglio perché l'incontro può esserci, è un punto interrogativo. Così, se nessuno fa un gesto concreto, che secondo me può partire più da te che non da lui, ad oggi l'incontro non avviene, quantomeno non da qui ai prossimi mesi, se non nelle forme in cui già vi siete incontrati con gli altri e dovete fare anche attenzione. Ma. Quindi può nascere qualcosa e se tu sei molto diretta e chiara, può esserci qualcosa tra voi, compreso l'incontro? Lui si chiuderebbe all'inizio. Guarda, lui all'inizio, se lo metti davanti all'evidenza di una dichiarazione, deve voltare le spalle, controvoglia, deve prendere distanze, deve riflettere e fare attenzione. Ricordati, pubblica piazza e casa, famiglia. Abbiamo famiglia.
Ma se prendi le distanze, il che potrebbe anche essere quindi che questa situazione è la tua, che ti senti tradita, ti ho dato fiducia, mi dici che anche tu provi cose, però poi mi volti le spalle, anche io sto mettendo a repentaglio la mia vita, cosa credi? Non è semplice neanche per me perché adesso ti allontani, cioè potrebbero succedere tante cose che ti fanno avere questi pensieri. Però vediamo poi che cosa succede, perché magari a lui ha solo bisogno di un po' di tempo e poi si lascia andare. Sofferenza, dolore, malessere, nemico, non posso colpire alle spalle, guarda, non posso colpire alle spalle, guarda le carte, non posso colpire alle spalle, quindi la gelosia dell'abito giallo può essere anche la donna. Guarda, lo mandi in crisi. Però un consiglio, ad oggi non ci sono ancora quelle energie talmente cariche da favorirvi, cioè il contesto non è ancora così pieno di energie favorevoli e forti da poter sorreggere il tuo desiderio. Quindi, se tu vuoi far accadere una cosa del genere, dovresti essere brava ad accumulare ancora situazioni di piacevole tensione tra di voi perché? Perché lo carichi indirettamente. Se adesso fai saltare le maschere e lo metti davanti ad una evidenza, è come se vai a smontare, vai a svuotare, a sgonfiare una situazione che ancora non è così forte da potervi far vivere quella storia. Cerco di renderlo in maniera ancora più semplice, cioè è difficile rendere questo concetto. Cioè, all'atto pratico, cosa dovresti fare tu? Fare nulla, aspettare, perché quello che nell'oggi non accadrà, perché non c'è abbastanza energia a vostro favore per farlo succedere, più in là, fra qualche mese, un anno, non dico un anno, ma qualche mese, potrebbe accadere e potrebbe il contesto stesso favorirvi con situazioni che però stanno in piedi, perché l'energia è di più, perché avete accumulato. A livello sempre di energia, è difficile parlare di queste cose, il credito necessario per pagare un'esperienza del genere. Adesso si sta creando quella situazione, non è ancora passata dal piano delle energie sottili alla concretizzazione. È come se tu fai per legge di visualizzazione di attrazione, chiami un contesto, devi desiderare 2 anni, esempio, tu ti fermi al primo anno, perdi tutta la fatica fatta e interrompi un flusso che invece se tu avessi perseverato ti avrebbe portato al risultato, anzi avrebbe portato il risultato a te. Ad oggi non ci sono le precondizioni per far sì che tra di voi possa succedere qualcosa, ma se ti dichiari tu e rendi evidente quello che pensi e che provi, lui per reazione potrebbe allontanarsi, voltare le spalle, andare in crisi, mettere la distanza per salvare, per senso morale, la sua situazione ufficiale e la tua. Invece, più in là, se sai attendere, anche dovesse volerci molto, come potrebbero andare le cose? Dono, omaggio, mercanteggiare, vediamo che cosa. Ma guarda, se ne potrebbe parlare. Anche più in là la situazione non diventerebbe subito facile. Diciamo che la prima carta è stata proprio la chiave di lettura di tutta questa storia, il dovere morale. Perché la carta della disgrazia è una casa che va a fuoco. Ora qui è rappresentata così, ma il significato è quello. Ora l'attrazione diventerebbe tale per cui il rischio lui potrebbe correrlo, visto che il mercante che fa? Il mercante e l'acquirente devono ciascuno portare. Ciascuno deve portare vantaggio, no? A se stesso, ci si deve accordare su una cosa che è nel mezzo. Uno propone il prezzo e l'altro propone invece il costo al quale è disposto a comprare. Vuol dire che inizierete a parlarne, però ad oggi, vabbè che poi mi puoi fare anche la domanda in più, scusami, ho aggiunto domande, sono andata avanti per darti più elementi possibili. Ad oggi il problema grande è che non è ancora in essere una situazione interiore ed emotiva tale per cui lui prenderebbe il rischio di questa storia, le cose le sente assolutamente sì, più in là diventerebbe leggermente meno difficile, non più facile, però se adesso fai saltare tutto, questa è la cosa fondamentale, vai però a fare tanti passi indietro, quindi non solo ci vuole tempo, ma se non resisti, poi devi rifare anche tutto quello che hai fatto, cioè devi riattendere che la situazione recuperi anche tutto quel tipo di tensione e di energie che invece adesso già ci sono. Mamma mia, com'è complicata questa situazione. Fammi sapere, cara, un abbraccio.